Cioè, almeno l'ho fatto con un amico tuo. È tardissimo. Mi sono accorta solo adesso che in tutto questo non ho fatto l'intro del video. Comunque, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi, sono Sivito, ci siamo in questo video. Oggi ragazzi sono qui perché qualche giorno fa ormai ho fatto un prank ad Alessio. Qualche ora prima gli avevo detto che dovevo parlargli su WhatsApp, essendo che lo stesso giorno dovevo andare a casa sua perché dovevamo fare qualche video delle challenge, cose così, comunque cose che vedrete presto. Gli è venuta l'idea di trollarlo malamente, e nel momento in cui era al bagno a spalmarsi la crema per il brufolo, non lo so, in quel momento sono riuscita a posizionare la telecamera che si trovava dietro ad una, chiamiamola, tenda, non lo so, libreria, non lo so, regà, vedete voi, e anche i suoi pass, in modo che comunque si vedeva soltanto l'obiettivo, cioè si vedeva tipo così, se non sbaglio. Comunque non era una cosa che dava nell'occhio, perché quando una persona parla con un'altra, specialmente se stiamo parlando di una cosa così seria, di solito si guarda in faccia una persona. Quindi ok, vabbè, è stata una cosa abbastanza improvvisata e sono contenta che è avvenuta, perché avevo paura sinceramente che floppava tutto, andava tutto in rovina e che il video l'avrei dovuto praticamente buttare. Detto che sono incinta e il tutto è successo con un suo amico, nonché mio amico, non ci stiamo minimamente frequentando, quindi tutto ciò che viene detto nel video è frutto della mia immaginazione, quindi tutte le cose che andrà a dire Alessio riguardo a quello che è successo, che in realtà non è successo niente, sono tutte cose che effettivamente Alessio sta dicendo in base a ciò che gli ho raccontato io, e ripeto, sono tutte cavolate, non vorrei che vi faceste un'idea super strana della sottoscritta. Detto questo, io vi mando un grande bacio e niente, buona visione. Brucia! Mi sta andando a fuoco la faccia, e Dio! Hai tutta la guancia piena di crema. C'hai tutta la gara spalmata. Mi sta bruciando! Eh beh, certo, con quell'acne che c'hai. Non è l'acne, tu, è il sole. Sì, il sole. Ci ha fatto spuntare bolle. No, mi fa bruciare la faccia. Ah! Ma c'hai le mani sporche di crema e ti mette le mani nei capelli. Non mi interessa, i miei capelli, non ti dubbio. La storia. Mi brucia. Sai. Ehi! Vorrei comprare questi libri. Comprali tutti. Comunque. Io ho fame. Mangia, come mangiamo? Ordiniamo qualcosa. Comunque, hai presente che prima ti ho accennato una cosa? No. Come no? Prima ti ho accennato una cosa dirti. Eh? Prima ti ho accennato una cosa da dirti. Ti ho scritto su WhatsApp. Sì. Ah, beh. Sì, non sto... mi ricordo, stavo... Allora, la situazione è un pochino complicata. Stai morendo, lo so. No, no, ti posso aiutare. Quello sì, vabbè, ormai già sono morto. No, allora, c'hai presente... che mi stava a sentire con Simone. Ma è un amico tuo, non puoi fare così. Amico. Vabbè, allora mi stava a sentire con Simone e la settimana fa siamo usciti. Mi bacio la faccia. Lavala. Eh? Lavala. No, sei usciti. Sì. Ma dai. Lo so. Ah. Come me l'ha detto? Questa parola, ciao, sono vicino con Silvia. No, mi fa comunque, va bene. Vabbò, e niente. E la serata si è conclusa un po'. T'ha pisciato. No. Sì, cavolo. No, non è che mi ha pisciato. Si è conclusa un po' in modo particolare. L'hai rotto. No, niente, vabbè. E allora si è conclusa un pochino particolare. Capito come? No. Stavo a sentire. Ah, ti sei baciato? Vabbè, l'ho finito. No, sono andata a casa sua. Collegamenti. Ho una vaga idea, ma non è da te, cioè 15 anni ben bene. Vabbè, vabbè, il discorso è un altro. Il discorso è che c'è un problema di pezzo. Ce l'ho un'idea in testa, però quello che... No! Cioè, diciamo che è il tuo problema. No, diciamo che tutte le volte che me l'hai scritto su WhatsApp, ovvero che io sono una santa, 15 anni, no. Oh, ascolta, mi sono sentita un sacco di tempo. Ah, perché è vero.
cioè ci ho azzeccato. Sei stupida. Perché scusa, amico, tu non ti dice queste cose? Non in dettagli, cioè non mi interessa a me. Vabbè, sciala, se è questo. Vabbè, perché non lo volevo dire a te. Happy. C'è un problema di mezzo. Sì, vabbè, sei incinta. C'è un problema brutto brutto. Sì, sì. Sì, guarda, ti giuro, puoi anche scrivere. Sì. Sì. Te lo giuro. Sei incinta. Te lo giuro. Hai aborti. Cosa ho abortito? Dai, lei che palle, però non può essere così. Che Cristo, sto parlando di una cosa seria. Ma cosa seria di cosa? Spara la cazzata. Cioè, forse c'è il... c'è forse questo problema che forse sono incinta. Forse. Ah! Forse. Ups. Che stai facendo? Che fai? Galla! Non è una galla! Oh, puoi scrivere anche a Simone. Io lo puoi scrivere anche a Simone. No. Sì. Te lo giuro. È la cosa più... Glielo puoi scrivere. È stupido. È stupido. Per tre motivi. Dai. C'è 15 anni. 16. Lui ce n'ha 6. No, 17 ne ha fatti, vabbè. Sì. E 3? No. Perché punto 1 perché me and you. Vai. Appoggio morale è! A prescindere che non ci credo la prima cosa. Ma che appoggio morale è? Appoggio morale. Ciao. Ehi, sto incinta, quanti anni hai? 15. Non mi puoi dire io e te, vai! Se c'hai un bambino ti prendo a pizze, io, Massimo e Alice. Tutti e tre. Vabbè, e niente. Ma non è vero, non sei vero. Tu... No. Può anche essere vero. No. No, non so se fai. Ma perché se è vero a lui non gli scrivo, lo attacca al muro. A te fai in galera, se ti tocco, quindi. Sei seria? Sì, te lo giuro. Te lo giuro, puoi scriverlo. Lo vuoi chiedere? Sei incinta? Sì, perché non sei. Non hai la pancia. Ma successo una settimana fa, ma come faccio a avere la pancia? Come fai a sapere? Forse ho fatto il test! No! No! Quante linee sono uscite? Una? E una sola linea! Se vogliamo due gemelli, la prossima volta lo rifacciamo, no? Ma questa è vedere quanti sono, un bambino. Ma che significa un bambino? Non so neanche quella tratta, non è qua. Ma ti sto dicendo una cosa così e tu la prendi in giro. Certo, non mi puoi dire che stai incinta, perché se è vero, io... Se la persona che abbia mai conosciuto che va con una persona ci fa un bambino. Un bambino. Quindi di... padre, a prescindere che lui è un co... se proprio dovete fare le cose, ovvero andare a letto, io padre, state attenti, te sei mongoloide, no, che c***o, questo ti mette incinta, tu c'hai 15 anni, questo c'ha 17, e poi che c***o fai? Adesso pensa alle conseguenze, che fai? Viene sto c***o al mondo, poi... Ma lo voglio... No! Ma non puoi definire così un ragazzino! Questa è la conversazione più che abbiamo mai avuto con te. Ma che c***o? Ma lo puoi definire così? Ti sto dicendo una situazione mia così complicata. Ho capito, ma una situazione così complicata. Uno mi dici, beh, se stai così allora ti piscio. Quindi grazie dell'appoggio morale. Ma non ha senso che mi dici. E seconda cosa lo insulti. Ma sì che lo insulta, è un po' di... Ma no, lui, il bambino dico. No, lui no. Bambino, vabbè, chiamalo come cazzo lo ti pare. Sì, vabbè, pensa alle conseguenze. Che fai adesso? Oh, wow. Ciao mamma, sto incinta, a 15 anni glielo dici tu. Ciao papà, sono incinta e ho 15 anni. Che stai? Pensa ai genitori di lui, quando nascerà il bambino. Beh, genitori. Cosa fai? Non lo so. Hey, hai un canale YouTube? Mamma, sono incinta! Sarai insultata da tutti. Perché hai fatto un bambino con un c***o. Perché è un c***one. A prescindere che ci sono amico, ma perché? Vabbè, ma lo conosco, non è che... Andare in discoteca, puff, così. Lo conosco. C'entra che lo conosci, non puoi andare a fare ma, un bambino. Ma perché ci esco da un sacco di tempo? Vabbè. Allora, tieni il bambino, fai quel che vuoi. No, questo sarebbe il tuo appoggio. Questo sarebbe il tuo appoggio, sei... Mi stai dicendo, lo conosco! Ho fatto un bambino a 15 anni con un ragazzo che conosco! Ehi! Che ti devo dire allora?
Io te l'ho detto, sei stupida. Se dovevi fare cose, se devi fare una scopata tranquilla, fattela. Grazie. C'hai 15 anni, non è che nessuno ti viene di bombarti un ragazzo, ma Dio padre, sarei intelligenti tutti e due. Lui è pure. Dio padre, mo c'è un ragazzino a 15 anni, bello, nasce che fai? Oh. Vabbè, non dovrebbe nascere. Cambia, quindi gli 16 anni. Io 7 dovrebbe nascere. Sono 9 mesi. Vabbè, comunque non capisco. Ancora, ma non capisco cosa! Tu non mi puoi venire a dire che hai fatto un bambino a 15 anni con un e adesso che mi viene a dire come vuoi prendi che io reagisca in una maniera normale. Non è normale. No, però almeno ti aiuto. Ma che devo aiutarti? Sei mongoloide, fine. Sei stupida, cioè. Non posso neanche dire sono felice per te perché hai 15 anni. A 15 anni come c***o fai a mantenere un bambino? Puoi essere anche la persona più ricca, ok? Lo riesci a mantenere, ma ti rovini la vita. C'hai 15 anni. Sono le prime esperienze, nel senso, le prime volte, nel senso, non la prima volta a letto, poi però non mi interessa il tuo lato. Però, dico, le prime... Cazzo ne so, se siamo piccoli, ma pure io se faccio un bambino adesso mi attacco al muro da solo. Ti attacco al muro pure io a te. Mamma mia. Ti attaccherei. È vero. Scusa, perché se tu ti presenti a di me... Sono padre, che te dovevi dire? Auguri! Allora che cazzo di nome? Ma sei mongoloide? No, però, cioè, capisci che per una ragazza è diverso. Non è... ti devo dare una c***a poi questo. No! Allora... ma no! Cioè, mi hai appena detto... Ti attaccherei al muro anche io se fai un bambino. Sì. E pretendi che la cosa è contraria. No, perché è diverso. Perché è bello! Sì! Perché in questo caso è colpa tua. Ah, in questo caso di che la... Non è incinta la sola. Non è di tutte e due, no. Non è sua. Colpa è sua. Ah, ok. Dobbiamo entrare nei dettagli? Vabbè, colpa sua, è vero. Se tu vai a metterlo in modo scientifico, è colpa sua. Ah, beh, perché tu vedi questo che ti... Vedi che magari non mette il preservativo, è colpa sua. Non è anche colpa... Ehi, scusa, andiamo in farmacia e compriamo dei preservativi. No, se vuoi entrare nei dettagli, sinceramente... Vabbè. Grazie. Dell'aiuto, dell'appoggio vocale. Che devo dirti? Niente. Fai bambini. Grazie. Cioè, almeno è... Cioè, almeno l'ho fatto con un amico tuo. Tu sei da... Ancora. Non c'entra un c***o che è un mio amico. No. 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 Non c'entra un c***o. Alessio. Non c'entra un c***o. C'è 15 anni, Alessio, 15 Alessio, anni, Alessio era uno scherzo. Sì. Io sì, stavo scherzando. Non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Guarda, guarda. Là dove sei. Là. Vedi? Sei un Guarda! Cristo santo! Ma tu sei malato! Ma puoi dare un cazzotto alla porta? No, non stavo recando con quella, stavo recando con questa. Alessio, questa manina è ancora rotta? Ragazzi, io spero che questo video... No, dove sei? No. ...qualche modo... Ecco io. ...mi sia piaciuto. La mia mano è andata via. Guarda che bella transition. Wow! Ciao. Per questo video raggiungiamo... Quanti like? 40.000 like, adesso si butta. Esatto. 20 like. 20.000. 20.000 like, ok. Bravo. New prank. Però non si vede modi. Era per dire. Mi raccomando, passate tutti quanti i nostri social network, link qui sotto in descrizione, anche il suo. Un po' brutto, però vabbè, passateci perché mamma mia, che figo. Stai con quella candela in mano. Che schifo.